Mi sono segnato i ringraziamenti da fare a coach Napolitano per la disponibilità, per come ha messo la squadra in campo, per come l'ha guidata. Quindi tanti ringraziamenti per una vittoria che ha esaltato i tifosi, e attenzione che qui quando i tifosi si esaltano diventa pericoloso. No, guarda, rimaniamo con i piedi per terra. È difficile commentare una partita così, perché dietro una prestazione del genere ci sta il lavoro di una settimana, di 10 giorni, di un mese, cioè da martedì che stiamo preparando la partita. Poi, come dico sempre, noi proponiamo, il problema è chi l'interpreta, loro l'hanno interpretato veramente bene il lavoro che gli abbiamo proposto. Giocare a questi livelli senza l'opposto titolare, straniero, non è semplice, quindi sono commoventi queste ragazze per come hanno interpretato la gara e soprattutto per come tatticamente hanno gestito le situazioni che avevamo provato e riprovato in settimana. Vi posso assicurare che dall'altra parte c'è una squadra a cui faccio comunque ovviamente i complimenti, che ha un valore, un livello tecnico altissimo, che ogni anno cambia pochissimo e che mette poi sempre un tassello a miglioramento della squadra. Quindi per noi il lavoro è quasi improbo, noi siamo sempre a cambiare, siamo sempre a dover inventarci le cose. Devo ringraziare ancora una volta il mio staff, Andrea Rotella, Diego Boschini, tutti, Luigi Criscuolo, Federico Adacosi, perché veramente poi questo è frutto, il lavoro, la vittoria è probabilmente frutto di un lavoro di equipe. Quindi ci tengo a sottolineare questa cosa, perché nulla nasce per caso. Non a caso coach Marchiaro in settimana aveva detto temo il sistema Soverato, e dire temo il sistema Soverato significa dire temo coach Napolitano. Ma io l'intervista l'ho sentita e ovviamente non può che farmi piacere, perché effettivamente ci lavoriamo tanto su questa cosa, perché dobbiamo sopperire comunque ad alcune lacune, e per poterlo fare dobbiamo per forza lavorare di sistema, lavorare di squadra, andare a coprire le nostre lacune ed esaltare i nostri pregi. Quindi è un po' quello che facciamo durante tutta la settimana, cercando poi di mettere a nudo magari i punti deboli di squadre come Pinerolo, che non è che ne hanno tantissime, però oggi abbiamo veramente centrato da questo punto di vista l'obiettivo. Quindi un brave veramente di cuore alle ragazze che poi mi seguono. E anche quello non è così scontato, vuol dire che c'è una fiducia nel lavoro che facciamo, e questo mi gratifica in maniera enorme. Noi ringraziamo coach Napolitano e gli diciamo ci siamo commossi nel momento dell'abbraccio in ginocchio con Diego Boschini al 15° punto del tie break. Anche coach Napolitano a volte tentenna e si emoziona. Assolutamente sì, ma ribadisco, perché dietro c'è veramente il lavoro di giorni, quindi è un po' anche, come posso dire, non dico una liberazione, però scarichi tutta l'attenzione accumulata durante la settimana in cui con la testa sei lì a cercare di capire come fare. Grazie a voi. Ranieri International Soverato batte per 3-2 al tie break l'Eurospin Ford Sala Pinerolo. Noi abbiamo coach Michele Marchiaro. Coach, ci siamo entusiasmati perché è stata una bellissima partita. Sì, è stata una bella battaglia. Ci tengo a fare i complimenti a Soverato, anche abbiamo finito con un po' di polemiche su una palla, ma finché non ci sarà il video check sarà sempre così in A2, però Soverato ha vinto meritatamente, anzi devo dire che per come si erano messe le cose, la prestazione che abbiamo fatto oggi e quella che ha fatto Soverato, dobbiamo anche accontentarci di un punto oggi con molta umiltà, cioè non siamo riusciti a far valere alcune qualità tecniche individuali. E Soverato ha giocato una partita perfetta, direi. E lei aveva chiesto in settimana fame e voglia, l'hanno ascoltata anche le ragazze del Soverato, perché erano 12 ragazze affamate. Ma qua è sempre così, per quello che l'avevo chiesto. Abbiamo trovato esattamente quello che ci aspettavamo. Peccato il primo set, che l'abbiamo un po' approcciato in modo troppo molle, perché qui devi giocarla tutta la partita se vuoi portare a casa un risultato più importante. Ripartiamo da questo punto, insomma dobbiamo essere un po' più compatti quando siamo in difficoltà, però insomma bisogna riconoscere una grande prestazione di Soverato, fare i complimenti e insomma ripartire. Un'ultimissima battuta, vittoria Prandi, forse una spanna sopra le altre che però sono state a livelli altissimi. Sì, devo dire che è stata una partita strana, perché non è andata su binari né tattici né tecnici, è stata una partita di grande agonismo. Noi non siamo riusciti mai a trovare il bandolo del muro difesa, cambio palla non abbiamo sofferto, quindi Vittoria ha giocato una bella partita. In generale sul cambio palla abbiamo continuato a soffrire i loro colpi, mani fuori, insomma grande astuzia anche, insomma,